Allora, vi spiego come ho lavorato il mio maglione. È una lavorazione molto semplice, quindi la può realizzare chiunque, anche le meno esperte. Per chi ha iniziato da poco a lavorare all'uncinetto, questo è un modello molto molto semplice. Allora, per fare il mio maglione, io ho lavorato 4 pannelli, 2 pannelli più grandi per il davanti e il dietro e 2 per le maniche. Allora, per quanto riguarda la lunghezza del mio maglione, io ho lavorato 52 centimetri, quindi ho avviato una catenella di 52 centimetri. Per le misure dovete prendere la misura da spalla a spalla, ok? Però la lavorazione, noi lavoriamo in orizzontale, però poi girando il lavoro lavoriamo in verticale, quindi si inizia da qui e andiamo a lavorare fino ad arrivare all'altra spalla, ok? Quindi lavoriamo su un multiplo di 8 catenelle, quindi facciamo 8, 8, 8, 8, 8, poi alla fine dobbiamo aggiungere 5 catenelle. Per i miei 52 centimetri io ho avviato 80 catenelle e poi alla fine ho aggiunto 5 catenelle, quindi in tutto 85 catenelle. Per quanto riguarda le maniche, le mie maniche sono 47 centimetri e ho avviato 72 catenelle più 5. Ripeto, la lavorazione è molto semplice. Vi faccio vedere il mio maglione. Allora, eccolo. Alla fine, quando poi ho cucito le mie spalle, ho ripreso i miei punti con i ferri circolari. Ho lavorato delle maglie a coste 2 e 2. Va benissimo fare anche il bordo all'uncinetto, quindi possiamo fare un bordino con delle maglie alte in rilievo. Quindi facciamo una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta in rilievo dietro. Così otteniamo un bordo a coste. Per quanto riguarda le spalle, io ho cucito, ho lasciato uno spazio 12 centimetri, quindi ho cucito 12 centimetri da una spalla e 12 centimetri nell'altra spalla. Sui fianchi ho cucito 35 centimetri e ho lasciato 19 centimetri l'apertura per il braccio. La mia manica è abbastanza lunga, adesso non ricordo la misura della mia manica, che allora prendo la misura senza il polsino. La mia manica è 48 centimetri, è abbastanza lunga, quindi su 48 centimetri io ho iniziato con 72 catenelle più 5. Io adesso non vi faccio vedere tutta la lavorazione del maglione. Vi faccio un campione del punto. Ripeto, è talmente facile che non c'è bisogno che vi faccio vedere come ho cucito il mio maglione. Dobbiamo mettere il davanti e il dietro uno sull'altro e cucire. Lasciamo 12 centimetri per ogni spalla e 35 centimetri almeno per la mia misura, quindi voi dovete decidere quanto volete lungo il vostro maglione. Potete anche fare un bel maglione lungo, un maxi pull. E dicevo, quindi cucite sui fianchi le spalle, una volta cucite, assemblate il davanti e il dietro, potete lavorare un bordo o con i ferri, quindi lavorate un bordo a coste 1-1, oppure come ho fatto io, la maglia a coste 2-2, ok? Bene, non ricordo se ho detto che è un multiplo di 8, quindi 8 più 5. Il mio maglione è una taglia 46. Ho lavorato il mio maglione con questo filato. Mi dispiace, non ho l'etichetta. Comunque, è un acrilico 100% acrilico. È un gomitolone da 500 grammi, 1500 metri. Quindi, io ne ho utilizzato 400-450 grammi, ok? Bene, adesso iniziamo con la lavorazione del punto. Allora, per il mio campione io ho avviato 24 catenelle.
Adesso, dopo che ho avviato le mie catenelle, aggiungo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. A questo punto si lavora su due giri. Allora, adesso vado nella prima maglia e faccio una maglia bassissima. Maglia seguente, quindi vado nella catenella seguente e faccio una maglia bassissima. 2, vado nella terza. E nella quarta maglia filo sull'uncinetto. Adesso lavoro 4 mezze maglie alte, quindi vado nella prima maglia e faccio una mezza maglia alta, 1, maglia seguente, 2, maglia seguente, 3, maglia seguente, 4. Adesso 4 maglie bassissime, 1, 2, 3, 4, 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, 4 maglie bassissime, 1, 2, 3, 4. Dobbiamo lavorare le maglie bassissime molto morbide, altrimenti poi nel giro di ritorno non riusciamo a lavorare le maglie bassissime, quindi non dobbiamo tirare molto il filo. Adesso facciamo 4 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4. E alla fine lavoriamo 4 maglie bassissime. Quindi, come abbiamo iniziato il lavoro, dobbiamo finire. Abbiamo iniziato con 4 maglie bassissime, dobbiamo finire il giro con 4 maglie bassissime. Qui alla fine lavoro una maglia bassa. Ecco. Ora faccio una catenella, giro il mio lavoro. Adesso dobbiamo lavorare la costina dietro. Quindi qui abbiamo due costine, lavoro la costina dietro e faccio una maglia bassissima. Costina seguente, maglia bassissima, vado nella terza, maglia bassissima e nella quarta. Qui mi trovo le mezze maglie alte e lavoro 4 mezze maglie alte, lavorando sempre la costina dietro. Così. 1, 2, 3, 4, 4 maglie bassissime, qui dove abbiamo le 4 maglie bassissime, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 4 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4. Qui mi trovo 4 mezze maglie alte e lavoro 4 mezze maglie alte, quindi sto lavorando le maglie come si presentano. Adesso nel prossimo giro dobbiamo invertire i punti. Qui mi trovo 4 maglie bassissime, faccio 1, 2, 3. Nell'ultima maglia prendo le due costine e lavoro una maglia bassa, una catenella, giro il mio lavoro. Adesso qui dove ho lavorato le 4 maglie bassissime, lavoro 4 mezze maglie alte. Vado sempre nella costina dietro, mi raccomando, sempre qui dobbiamo lavorare la costina dietro. Facciamo 1, 2, 3, 4. Qui abbiamo 4 mezze maglie alte.
e lavoro 4 maglie bassissime, costiena dietro, 1, 2, 3, 4. Io sto lavorando con l'uncinetto del numero 5. Adesso qui mi trovo le 4 maglie bassissime e lavoro 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4. 4 maglie bassissime sulle mezze maglie alte, 2, 3, 4. 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4. 4 maglie bassissime sulle mezze maglie alte, 2, 3, 4 e 4 mezze maglie alte sulle maglie bassissime, 1, 2, 3. Nell'ultima maglia prendo le due costine e lavoro una mezza maglia alta. Adesso faccio una catenella, giro il mio lavoro e lavoro le maglie come si presentano. Quindi qui mi trovo le mezze maglie alte, 4 mezze maglie alte, vado proprio sulla prima e faccio 1, 2, 3. 4. Qui mi trovo le 4 maglie bassissime, vado sulla prima e faccio una maglia bassissima sulla seconda, sulla terza e sulla quarta. 4 maglie, mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4. 4 maglie bassissime, 1, 2, 3. 4. Continuo fino alla fine del giro. 2, 3, 4. Quindi sto lavorando le maglie come si presentano. 2, 3, 4 e 4 mezze maglie alte. 1, 2, 3. L'ultima prendo le due costine e faccio una mezza maglia alta. Giro il mio lavoro, scusate se è scuscito qua, ecco, una catenella e giro il mio lavoro. E adesso ricomincio, quindi ho lavorato due volte, ho iniziato per due volte con le mezze maglie alte, adesso devo ricominciare con le maglie bassissime. Quindi qui ho lavorato una catenella, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassissima, maglia seguente, maglia bassissima, maglia seguente, maglia bassissima. E sull'ultima, sulla quarta maglia, una maglia bassissima. Qui ho lavorato le 4 maglie bassissime e lavoro 4 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4. E sulle mezze maglie alte lavoro 4 maglie bassissime. È molto semplice, è veramente facile facile questo punto, però dà un bel effetto. Quattro, quattro maglie bassissime, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e poi 4 maglie bassissime, 2, 3, vado, prendo le due costine e faccio una maglia bassa. Adesso una catenella, giro il mio lavoro e lavoro le maglie come si presentano. Quindi ripeto, questo è un punto che si lavora su due giri. Dopo due giri dobbiamo invertire i punti. Dove abbiamo lavorato la maglia bassissima, dobbiamo lavorare la mezza maglia alta e viceversa. Dove abbiamo la mezza maglia alta, lavoriamo la maglia bassissima. 3, 4. Quindi mi raccomando, lavorate sempre
la costina dietro. Questa. Tre. Ok, questo è il punto. Vediamo se mette a fuoco. Ecco, questo è il punto, quindi noi lavoriamo così in orizzontale. Io il mio punto l'ho messo così, quindi ho lavorato, ho preso la lunghezza dalla mia spalla fino ai fianchi e ho lavorato, ho iniziato con 80 catenelle più 5, quindi in tutto 85 catenelle. Ho iniziato da spalla a spalla, così. E questo è l'effetto. Quindi in pratica io ho lavorato in questa maniera, ok? Poi quando ho raggiunto la larghezza, ho girato il mio lavoro. Messo così in orizzontale dà un bell'effetto, sembra veramente sembra lavorato ai ferri. Bene, questo è tutto il punto. Vi ho spiegato come costruire il maglione, lo ripeto ancora una volta, è una lavorazione molto semplice. Dobbiamo fare dei pannelli, dobbiamo lavorare dei pannelli, dobbiamo prendere la misura da spalla a spalla e la lunghezza desiderata. Se volete un maglione che arriva sui fianchi, oppure se volete un maglione più lungo, un maxi pull, decidete voi. Se volete anche un bel vestito invernale con della lana, quindi cucite le spalle, i fianchi, lavorate le vostre maniche, cucite tutto, alla fine riprendete i punti o con i ferri. Io ho lavorato sempre, ho lavorato con l'uncinetto del numero 5 e ho usato anche ferri del numero 5. Se non sapete usare i ferri, allora lavorate delle maglie alte in rilievo. Quindi fate una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta in rilievo dietro e così ottenete una maglia a coste all'uncinetto. Va bene? Bene, spero che questo progetto, insomma, è stato di vostro gradimento. Se decidete di fare il maglione, se avete qualche problema, se non vi trovate con, diciamo, la lavorazione del punto, mi potete contattare su Messenger. Sarò felicissima di aiutarvi. Va bene? Bene, io vi saluto, vi ringrazio e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao!